Questo biglietto inutilizzato rappresenta il non calcio, il mancato ingresso allo stadio, il fatto assurdo che un presidente non abbia potuto vedere la partita della propria squadra a causa di uno scalmanato, il presidente Giorgio Lacava. Questo è il messaggio comparso sulla pagina Facebook della Società Sportiva Arezzo, in cui viene mostrato il biglietto non utilizzato del presidente Giorgio Lacava, dopo aver salutato i tantissimi tifosi giunti a Viterbo mentre si dirigeva nel tunnel che portava negli spogliatoi. Il vicepresidente della viterbese Luciano Camilli lo ha all'improvviso aggredito. Quello che è accaduto nel dettaglio lo scopriamo direttamente dal bollettino del giudice sportivo. Luciano Camilli è stato squalificato per 5 anni fino al 22 maggio 2024 con un'ammenda di 30.000 euro. Perché antecedentemente all'inizio della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, aggrediva prima spingendolo alle spalle e poi con calci alle gambe il presidente dell'Arezzo Giorgio Lacava. Successivamente, raggiunta l'estremità opposta del tunnel, aggrediva nuovamente il signor Lacava colpendolo con estrema violenza con un pugno al capo. Il signor Lacava cadeva a terra, accusando un malore, veniva soccorso dai sanitari in servizio presso l'impianto, avvisati dal delegato di Lega. Prestate le prime cure sul posto, è stato successivamente trasportato con ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo essere rimasto in osservazione, il presidente Amaranto è stato dimesso con 10 giorni di prognosi e per motivi di lavoro è poi ripartito subito per Roma. Un bruttissimo episodio, quello avvenuto ieri sera a Viterbo, unico neo di una serata di gloria.